Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, sempre qui sulle frequenze di Radio Saiuz. Questo è Spazio Aperto con Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Ciao Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Rosario. Ciao, buona serata a tutti quanti. E diamo naturalmente il benvenuto all'ospite di questa sera, il dottor Giovanni Battista Sportelli, segretario provinciale della FIMGE, Federazione Italiana Medici Medicina Generale, Bari naturalmente. Ben trovato, dottor Sportelli, buonasera. Grazie, buonasera Buonasera, a voi. Giovanni. Grazie per Buonasera a aver voi. naturalmente accettato il nostro invito. E con lei questa sera tratteremo un argomento di grande attualità, naturalmente, che ha un po' messo in subbuglio la popolazione prima e poi naturalmente i medici. Parliamo naturalmente del decreto ministeriale a firma del ministro Lorenzin, il decreto Sì. che tante modifiche intende apportare all'operato dei medici, anche se vogliamo alla vita dei pazienti. Dunque, dottore, cerchiamo di mettere subito in chiaro quali sono le modifiche che questo decreto vuole apportare, apporterà inevitabilmente e quali saranno poi naturalmente le conseguenze sia per il personale medico di medicina generale e ospedaliero, perché riguarda entrambi, che i pazienti. Sì, certo. Le modifiche, diciamo, sono tese ad apportare più che altro un risparmio economico, perché dobbiamo ricordare che, diciamo, di base, quest'anno c'è un definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di 2 miliardi e 350 milioni. Quindi hanno pensato i tecnici della sanità, prima in conferenza Stato-Regione e poi col Consiglio Superiore della Sanità, di puntare l'indice sulla prescrizione di 208 accertamenti diagnostici tra strumentali e sierologici, cioè di sangue, per cercare di ridurre, secondo loro, l'impatto che c'è da un punto di vista economico, ritenendo per loro inappropriati alcuni accertamenti. Bisogna essere chiari innanzitutto da chiarire molto ai cittadini e a tutti quelli che si interessano di questo problema che l'appropriatezza è un indicatore clinico medico. L'appropriatezza non è un indicatore di tipo economico, quindi i tecnici della sanità si sono appropriati di un termine, appropriatezza, che è soltanto medico, perché l'appropriatezza è prescrivere al proprio paziente degli accertamenti o delle terapie migliori per la guarigione del proprio paziente. Quindi non ha niente a che vedere col fatto economico. Oddio, tutti i medici devono sempre pensare di prescrivere i migliori farmaci al minor costo, però questo non deve ledere la potestà prescrittiva del medico e non deve ledere la salute dei pazienti. E questo, diciamo, il problema che noi abbiamo e soprattutto poi diciamo, adire la scure delle sanzioni nei confronti dei medici. Questo crea una turbativa nel rapporto che c'è fiduciario tra i medici e i pazienti, sia medici di famiglia che medici ospedalieri. Quindi invece di andare a ridurre quella che è la medicina difensiva, in questi termini sicuramente i problemi si acuiranno. E questo perché? Qual è l'errore fondamentale? La medicina, guardi, non è certamente una scienza ragionieristica. Se guardate sui testi di medicina, uno degli argomenti fondamentali che riveste pagine e pagine sui testi di medicina è la diagnosi differenziale, cioè che significa? Un sintomo che un paziente ha, che il medico visita, non è certa la diagnosi immediata, quindi uno ha la possibilità di fare una diagnosi avendo davanti a sé il prospetto di 5-6 patologie. Quindi il medico non prescrive gli accertamenti perché vuol spendere dei soldi o perché il cittadino spinge, come ho sentito in questi giorni, il medico stesso. Il medico deve essere messo nelle condizioni di fare una diagnosi certa. Ecco perché, diciamo, noi siamo contrari a questo, perché l'appropriatezza deve seguire un processo di formazione medica e non certamente un'indicazione stretta dai ragionieri della società, insomma. I ragionieri, Ecco. diciamo, che guardano la sanità da un punto di vista ragionieristico. È importante che negli ultimi giorni abbiamo studiato, abbiamo visto dei lavori scientifici
scolare dell'Istituto Oncologico di Milano, dove viene scritto, viene visto chiaramente che quei paesi europei che impiegano spese diagnostiche più basse, l'indice di sopravvivenza della popolazione dei cittadini è più bassa rispetto a coloro i quali, quei paesi che impegnano una cifra maggiore. Questo dal punto di vista oncologico è evidente, c'è un chiaro riduzione dell'indice di sopravvivenza, quindi per noi è veramente pericoloso, soprattutto per la tenuta della salute dei nostri cittadini. Ricordiamo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno, nonostante tutti i problemi, uno dei primi al mondo. L'attesa di salute di sopravvivenza oggi per un uomo è salito 82 anni e 3, per una donna 85 e 6, proprio perché il sistema funziona. E fatemi anche dire, perché i medici italiani sicuramente sono di un buon livello, è riconosciuto in tutto il mondo questo. Purtroppo ci troviamo di fronte al solito tecnico burocrate che, invece di ridurre le spese, perché il Servizio Sanitario può sicuramente ridurre gli sprechi, ce ne sono tanti, soprattutto a livello, diciamo, dei beni e servizi. Le immagini, per esempio, in Puglia sono stati ridotti gli ospedali, oggi ce ne sono 29, eppure la percentuale del budget regionale rimane sempre del 10,5%. Quindi non si comprende un po' come mai si vada a tagliare sulle prestazioni dirette alla salute del cittadino e non si pensa invece a fare una centrale unica di acquisto. Tanto sentiamo ogni giorno questi problemi. Ecco perché i medici sono irritati e giustamente i cittadini stanno cercando di comprendere quali sono i problemi. Ecco Gianni, ti volevo chiedere, le condizioni di erogabilità dovranno essere stabilite da criteri attuativi e riguardano quattro ambiti, diciamo, di attività professionale, ma le eventuali sanzioni a chi dovrebbero essere affidate? L'incarico di valutare ancora non si sa, perché il regolamento attuativo non è ancora venuto fuori, anche perché dopo la levata di scudi dei medici che si riuniranno il 21 ottobre a Roma indicendo gli stati generali di tutta la medicina, quindi scendono in campo tutti i sindacati medici, ospedalieri, medici di famiglia, specialisti e quant'altro, compreso le rappresentatività degli ordini dei medici, il 21 ottobre. Quindi c'è questo incontro, si è previsto uno sciopero, una manifestazione di protesta tra il 7 e il 10 di novembre. Comunque i decreti attuativi non sono ancora non sono stati ancora emessi, anche perché dopo questa levata di scudi il ministro sicuramente vorrà, e ho sentito anche una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, che ha intenzione invece di ricontattare i medici per accordarsi in maniera un po' più specifica. Mi auguro che questo avvenga e non sia soltanto un fuoco di paglia, insomma, atteso che il problema diventa veramente pesante, insomma, per la salute dei cittadini. Ecco, il ministro Lorenzin, in una delle tante affermazioni che ha fatto, dice che questa iniziativa ministeriale dovrebbe servire a rendere più autonomi i medici nel dichiarare la possibilità di eseguire alcune indagini, quindi di accettarle o rifiutarle. Questo sembra che sia una prevaricazione già in questa affermazione. E di solito i medici dovrebbero essere loro a stabilire quali esami fare, non ci deve essere una... Certo, la libertà e la potestà prescrittiva è prevista proprio dalle leggi dello Stato italiano, dal codice etico e deontologico di tutti i medici e dalle leggi normali, quindi non ci può essere senz'altro mai un tecnico che può indicare quali sono i canoni per la prescrizione. Oltretutto va chiarito ai cittadini, a tutti quanti, e guida internazionali sono un punto di riferimento, ma poi deve essere la visita del medico, la conoscenza del medico del singolo paziente ad attuare linee guida. Molto spesso le linee guida, proprio per le presenze di tante patologie in quello stesso paziente, devono essere valutate. Ecco perché la decisione del medico non può essere influenzata da alchimie di tipo ragionieristico o una precisione su qualcosa
qualcosa, perché deve rimanere la potestà del medico a poter scegliere l'accertamento migliore per quel paziente in quel momento. Questo non avviene, loro sono molto in difficoltà perché la gestione delle liste d'attesa, abbiamo visto quale sfacello ha fatto in questi anni, insomma, pazienti che aspettano anni e anni per prescrizioni, per accertamenti a volte anche molto urgenti, e i cittadini sono costretti ad andarle a pagare. Io non vorrei che sotto ci fosse lo spettro del passaggio a qualche dal sistema sanitario pubblico verso qualche assicurazione privata. Ormai si sente parlare di mutuo integrative. Questo a noi spaventa, e ai cittadini in particolare, soprattutto in una regione come la nostra, il cui PIL è il penultimo di tutta Italia, riuscire, diciamo, non ci sarebbero le possibilità economiche per poter attivare una mutua integrativa, attese, diciamo, i livelli di disoccupazione e di lavoro dei nostri cittadini. Per cui il nostro Servizio Sanitario Nazionale rimane sempre, con i concetti di equità, di universalità, quello veramente tra i migliori al mondo. Volerlo chiudere in questa maniera è veramente un grave peccato per la popolazione. Ma infatti questa burocratizzazione che è da anni che ci investe, ci coinvolge, credo che abbia anche rallentato un po' l'attività del medico. Non è ancora stata esclusa la possibilità di fare una diagnosi, non c'è stata preclusa la possibilità di visitare i pazienti, anzi la necessità di fare una diagnosi e di non fare errori, questo rientra comunque anche all'interno degli impegni di natura tecnica. Il medico, secondo te, è in grado di assumere entrambi i due compiti senza rischio di errore? Perché si dice che si è tolte le mani dall'addome e le si è poste sul computer. No, tra le mani sull'addome, che è una cosa importante, come dicevi tu, perché la visita clinica, soprattutto del medico di famiglia, diventa importante. Deve essere chiaro che tutti i dati che i medici di famiglia hanno nel computer sono un bene grosso del Servizio Sanitario Nazionale. Noi conosciamo i nostri pazienti da quando sono nati fino a quando terminano la loro vita, e quindi avere una storia clinica diventa importante, ci può facilitarne la diagnosi, ma l'accesso agli esami strumentali deve servire anche a controllare nel tempo quel tipo di diagnosi, a fare la stadiazione di quel tipo di patologia, perché gli stadi delle patologie portano a prescrizioni di farmaci diversi, quindi è importante un mix tra visita clinica, esami strumentali, esami del sangue e dati che abbiamo nei computer. Nessuna delle tre cose, diciamo, deve essere tralasciato. Se si vuole, diciamo, fare una tutela della salute come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione, che va al di là del censo, della religione, dei soldi che ognuno di noi, ogni cittadino ha. Quindi questo diventa molto importante. Quindi ridurre il discorso di accertamenti diagnostici diventa molto, ma molto pericoloso. Ecco, diciamo. Io vorrei chiarire, consentitemi questo, loro cosa pensano sull'inappropriatezza? Guardate che veramente assurdo. Loro considerano inappropriato una risonanza magnetica, un esame radiologico negativo. Questa è un'assurdità, e uno che è medico lo deve capire, ma deve capire anche il cittadino. Se un medico prescrive una radiografia del torace perché sospetta una neoformazione polmonare, un ingrandimento del cuore, va bene, perché visitando il paziente, conoscendolo da anni, si è visto cambiare dei sintomi e prescrive, deve avere la libertà di prescriverla, e se è negativo, viva Dio, per fortuna quel paziente non ha problemi, però avrebbe potuto avere problemi. Se si prescrive un accertamento, lo si prescrive per stare molto attenti alla tutela della salute, fermo restando che poi magari le iperprescrizioni ci sono in alcuni campi, ma non è questa la metodologia, quello di inserire sanzioni o mettere le manette ai medici per prescrivere meno. È il campo della formazione, il campo dell'incontro tra i medici, il campo del rapporto con le strutture ospedaliere e aziendali che deve migliorare, ma certo con le sanzioni non si va da nessuna parte e si corre il rischio di peggiorare il livello di salute nel nostro paese. Ma infatti il discorso è soprattutto un discorso, diciamo, equiparato fra un risparmio economico e uno stato di salute.
com'è possibile fare un discorso del genere? Se vogliono fare un discorso del genere, sarebbe più facile stabilire un budget per ogni paziente e superato il quale il paziente poi si paga le prestazioni, come fanno molti paesi. Questo, Ugo, consentimi, sarebbe veramente la fine di un servizio equo, di un servizio sanitario equo e universale, perché a quel punto la malattia sarebbe una maledizione per chi ne è colpito. Noi non dimentichiamo che il tutto va bene perché sul budget, come dicevi tu, personale, per fortuna ci sono molti cittadini che mettono, diciamo, a loro insaputa il loro budget a servizio dei pazienti oncologici, dei pazienti cardiologici. Oggi un intervento di bypass costa 10.000 euro dal punto di vista economico, un intervento di tumore del colon arriva a costare 12.000 euro e da soli chi avrebbe la possibilità di pagare queste cifre? È proprio questa bellezza dell'equità del servizio internazionale che mette i fondi a disposizione dei più bisognosi che deve essere mantenuto. Si deve mantenere la quadratura in questa maniera. Tenete presente che negli Stati Uniti Obama sta cercando disperatamente di mettere questi concetti del Servizio Sanitario Nazionale italiano in quello americano e sappiamo i problemi che ci sono in America. Se uno non ha un'assicurazione privata, purtroppo è vero, muore al di fuori dei pronti soccorsi, insomma, cose che per fortuna in Italia ancora non accadono. Ma che succede se un medico ospedaliero, un medico, diciamo, ambulatoriale fa delle prescrizioni e queste prescrizioni non sono condivise? Questa è l'eterna diatriba fra i medici di medicina generale e i medici ospedalieri. Credo che questo decreto coinvolga anche i colleghi ospedalieri. Bene, hai perfettamente ragione. Questo è un aspetto che deve far aprire all'interno delle categorie mediche un ragionamento sulla prescrizione e la prescrivibilità. In Puglia non nascondo che da 20 anni purtroppo non si è cercati di seguire il discorso dell'altra parte dell'Italia. La prescrizione ormai deve essere fatta e tracciabile da tutti quanti. Chi prescrive deve essere tracciato, quindi gli specialisti pubblici dei distretti, degli ospedali, gli ospedalieri, dal momento in cui entrerà in vigore questa legge, sicuramente non potranno lasciare i medici di famiglia la semplice ricopiatura, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Infatti qui anche noi, qui dall'Ordine dei Medici di Bari, chiamando dietro segnalazioni i reparti, i medici di ospedale, i medici specialisti, chiamando i direttori sanitari al rispetto di questa legge che adesso diventa cogente, perché in futuro, se ci sarà questo discorso, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità anche nelle prescrizioni degli accertamenti. Quindi in questo decreto c'è un coinvolgimento anche dei medici ospedalieri, per esempio anche per quanto riguarda i ricoveri esiste già un'appropriatezza, ma anche i LEA, cioè sono praticamente dei percorsi tracciati all'interno dei quali ogni sanitario deve poter curare la patologia non superando i giorni previsti per questa patologia, così come i DRG stati, diciamo, dei percorsi tracciati. Ma mi pare, non so se tu condividi, mi pare di poter dire che comunque c'è stata una sottostima sia della distribuzione dei posti ospedalieri all'interno del territorio, posso dire regionale e poi non so anche a livello regionale, ma anche una valutazione, diciamo, un po' riduttiva rispetto ai tempi di ricovero secondo alcune patologie. Vediamo i nostri pazienti che vengono buttati fuori dagli ospedali. Sì, perché questo soprattutto nella nostra regione, sino a poco tempo fa nella gestione, c'è stata una riduzione dei posti letto dal 3,7 per 1000 abitanti in un anno al 3,2. C'è stata una riduzione esagerata, si è andata con una scure molto pesante a tagliare i posti ospedalieri. Questo 0,5 per 1000 in meno trova pochi posti per acuti nei nostri pazienti ed ecco perché le liste d'attesa anche sui ricoveri sono tanto lunghi ed ecco perché la medicina del territorio è in affanno perché con le stesse strutture che c'erano sino a 10 anni fa si deve continuare a fare un tipo di attività per mantenere, diciamo, la tutela della salute, perché non potendosi essere ricoverati i pazienti devono essere
essere curati a domicilio, quindi questo attiene anche a un'organizzazione futura migliore, più specifica dello studio del medico di medicina generale. Oggi non è più possibile lavorare senza una segretaria e senza un'infermiera. L'infermiera deve servire appunto a curare i pazienti, a fare le terapie nel domicilio dei pazienti, atteso che i ricoveri non ci possono essere più, ma bisogna impostare dei fondi affinché tutti i medici abbiano un'infermiera, tutti i medici per riduzione della burocratizzazione a cui facevi riferimento tu debba avere una segretaria. È impossibile lavorare ormai da soli, bisogna lavorare in equip e pensare all'interno degli studi anche l'inserimento degli specialisti. Questo prevede la legge, ma ancora non si vede assolutamente niente da questo punto di vista, per cui infatti rimane politica... molto sulle spalle del medico di medicina generale, che rimane con il fiammifero acceso in mano, perché deve lottare, deve fare molto di più rispetto a quello che si fa prima. Oggi vergognosamente c'è una quasi sembra una guerra e una lotta. Ho visto in televisione l'altro giorno, l'altra sera, una trasmissione molto nota, va bene, su una RAI nazionale, in cui i rappresentanti dei medici, soprattutto quelli di medicina generale, sono stati veramente offesi, vilipesi, insomma, riducendo al minimo la loro attività. Guai se non ci fossero i medici di medicina generale, a tal punto che circa quando c'è stato un eventuale sciopero a luglio, due ore prima il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pensato bene a venire incontro a quelle che erano le esigenze non di una categoria ma dei cittadini, perché io volevo vedere se veramente un giorno per una settimana i medici di famiglia italiani non dovessero lavorare, che cosa accadrebbe. Qui la medicina in generale ha anche una funzione sociale, cioè non ha soltanto una funzione clinica. Pazienti dove andrebbero? Infatti mi pare di poter dire che la medicina generale sia proprio di frontiera più che generale, è una medicina che impatta immediatamente il cittadino, l'utente, e quindi è il primo filtro per cui dovrebbe essere tutelata e non vilipesa in questo modo. Ma dottor Sportelli, volevo rivolgerle una domanda rispetto alla ripartizione delle risorse economiche, nel senso che ogni anno naturalmente vengono stanziati dei soldi per ogni singola regione affinché si possa provvedere alle esigenze sanitarie del territorio. Vogliamo spiegare un attimo questa ripartizione, in che maniera avviene e quali sono i criteri? Perché ormai è fatto risaputo che ci sono delle disparità. Allora, questa attribuzione di maggiore o minore quantità di denaro avviene per fatti virtuosismi, cioè per una regione è particolarmente brava a gestirle, o sono altri i meccanismi? I meccanismi che non sono ancora valutati nella ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale è quello che attiene a quelli che sono i problemi sociali, cioè la Puglia ha gli stessi abitanti dell'Emilia Romagna, però la quota nazionale è più bassa dell'Emilia, perché in Emilia Romagna l'unico indicatore utilizzato è quello dell'età. Mentre qui abbiamo la povertà, e noi sappiamo dal punto di vista scientifico che più povertà c'è e più malattie ci sono. Ma comunque, al di là di questo discorso, il fondo atteso per la Puglia, stimato per la Puglia, è sui 7 miliardi e 200 milioni di euro l'anno, che non sono pochi, che non sono tanti, ma che non sono neanche pochi. Se c'è la volontà di poter, giustamente come dice lei, riguardare i fondi, perché da ormai da 10 anni si dice sempre, i critici affermano in tutte le televisioni che bisogna aumentare il fondo della territorialità riducendo quello degli ospedali. Come dicevo prima, gli ospedali si sono ridotti, ma purtroppo il fondo per gli ospedali rimane sempre quello. Io non ho niente contro gli ospedali, i medici ospedalieri, chi gestisce, perché per l'amor di Dio sono persone brave che curano veramente anche molto bene la fase acuta delle patologie, ma oggi per l'età avanzata è la cronicità che deve essere affrontata. La cronicità la si fa nel territorio, in prima linea c'è il medico di medicina generale, ma se i fondi sono sempre quelli non c'è possibilità di migliorare questa medicina generale. Tenendo presente che l'attuale livello, perché una polemica di questi giorni veramente ridicola, quella di portare la medicina generale a dipendenza, è una cosa ridicola dal punto di vista economico. Perché il libero professionista convenzionato fa risparmiare alla società
molto. Per ogni ospedaliero, da un punto di vista economico, ci sono due medici di famiglia. Il vantaggio economico attuale della convenzione della medicina generale, oltre a quello della flessibilità, dell'apertura dello studio, del rapporto fiduciario, anche da un punto di vista economico, ho visto delle interviste veramente assurde, con dati inventati. La medicina generale, così com'è, è molto risparmiosa anche dal punto di vista economico. Non si capisce, non si comprende. Certo, anche la medicina generale ha i suoi problemi, vanno affrontati in concordia con tutti. Il medico non può stare dalle stanze dei bottoni della decisione su come va organizzato il lavoro. In questi ultimi 4 anni dobbiamo registrare purtroppo una volontà di non confrontarsi col personale medico a tutti i livelli, e i risultati dello sfascio sono sotto gli occhi di tutti, perché la visione burocratica, la visione tecnica, ragionieristica della sanità ha portato a questi grossi problemi. Fare la nostra parte, quindi questo momento di difficoltà serve a riportare i medici alla loro responsabilità, e noi non ci tiriamo indietro, però devono essere garantiti ai cittadini le prestazioni, tenendo presente che a livello europeo, se andate a vedere i dati, l'Italia ha un finanziamento tra i più bassi in Europa. Questa è la realtà. Quello che si dice sulla strumentistica, sugli accertamenti, guardate che alcune altre nazioni europee con grossi problemi economici impostano fondi più alti dell'Italia, quindi non è vero che ci sono tanti soldi spesi, perché i 113 miliardi rispetto anche ai paesi come la Francia, la Germania, in parte anche per la Grecia, sono fondi inferiori rispetto a quelli degli altri paesi, eppure si riesce a mantenere una tenuta di salute. L'ulteriore decurtazione porterebbe sicuramente allo sfascio, decurtazione economica del fondo, porterebbe sicuramente allo sfascio di questo Servizio Sanitario Nazionale. Ma Gianni, tu parli di responsabilità dei medici, va benissimo, ma c'è anche da sottolineare che c'è stata un'iniziativa della politica, quella del passato, ha favorito la costruzione di ospedali per dare e distribuire prebende e posti ai primari, tanto di nulla contro nessuno, come dicevi tu, ottimi rapporti con tutti i nostri colleghi, sia ospedalieri che ambulatoriali. Parlo della politica, la stessa politica adesso sente la necessità di contenere le spese, di ridurre, addirittura chiudere alcune cattedrali che sono rimaste addirittura non operative, pur essendo state costruite. Io metterei in conto anche gli sprechi fatti dalla politica naturalmente corrotta, che ha costruito queste... noi abbiamo fatto una lotta amarissima tempo addietro perché fosse completato il nostro ospedale qui del San Paolo, ma credo che ogni regione abbia una macchia identica. La politica ha fatto un esame di coscienza in questo senso. Sì, sì. Proprio a quello io mi riferivo quando, se c'è da fare una decurtazione, non va fatta sui servizi ai cittadini e sulle prestazioni che offrono i medici, ma è la parte strutturale che deve essere riguardata, controllata. Sono i conti delle ASL e delle aziende che vanno controllati da un punto di vista strutturale, e non la riduzione dei servizi sanitari ai cittadini. Questo per noi diventa forte chiarirlo e dirlo senza tema di smentita. Noi con i dati abbiamo possibilità di chiarire a tutti quanti queste situazioni, perché nell'ultimo tempo abbiamo visto l'elargizione di dati veramente poco corretti. Ecco, non mi soprattutto sa che, diciamo, poco corretti. Gianni, scusami, ti rubo la parola. Soprattutto bisognerebbe correggere i meccanismi attraverso i quali si fanno acquisti di apparecchiature o di materiale certo, sanitario, sì, o altro. È lì che bisogna individuare gli sprechi. E ti posso assicurare, per l'esperienza che ho, che ce ne sono tantissimi, quindi sarebbe opportuno che prima si parta da questi sprechi e poi magari, contenendo gli sprechi relativi all'acquisto di materiale, si potrebbe benissimo evitare di imporre altre limitazioni, soprattutto ai pazienti. Proprio perfettamente questo concetto che stai esprimendo, è proprio quello che abbiamo noi, senz'altro. Ma, difatti, dottor Sportelli, questo è un decreto ministeriale e per sua stessa natura il decreto ministeriale ha carattere d'urgenza. Ora, indubbiamente in tempi come questi bisogna drizzare il tiro, nel senso che le spese devono essere oculate, necessarie e appropriate, per rimanere in tema naturalmente.
Stupiscono però i dati che si sono andati a leggere non molto tempo fa sul rapporto consegnato dalla Guardia di Finanza rispetto agli sprechi e alla corruzione nella pubblica amministrazione. Ora, ovviamente, quando parliamo di pubblica amministrazione intendiamo anche la pubblica amministrazione sanitaria. Stupisce leggere, per esempio, che a Foggia, dico Foggia per dire una città qualsiasi, è il primo dato che mi viene in mente, il disinfettante per le sale operatorie costa 3.200 volte di più del prezzo di mercato in Puglia. Questo grida scandalo, perfettamente ragione. A quello mi riferivo, sui costi e sulla famosa centrale unica di acquisto che ancora non vediamo con la Consip in Italia. Ancora oggi se ne parla, ma non lo vediamo la centrale unica di acquisti. Anche in regione se ne parlava, ma fino ad oggi continuano a esserci difformità sui costi, giustamente, dei presidi sanitari. È lì che deve essere. Lei è gentile a definirla difformità, perché 3.200 volte più del prezzo di mercato, forse qualcosa in più di una difformità, e sicuramente non può passare inosservata. Allora le chiedo, a favore di coloro che magari non hanno una specifica competenza, ma le chiedo, esiste un organo di controllo? Nel senso, se viene effettuata una gara d'appalto, c'è qualcheduno che va a verificare che i prezzi proposti siano in linea con quelli del mercato? Beh, se la situazione è quella che abbiamo detto sino a poco tempo fa, probabilmente questo sistema di controllo non ha funzionato bene, perché se ci sono delle difformità così evidenti, così marchiane, probabilmente il sistema di controllo non ha fatto bene il suo dovere. Mi auguro in futuro, con una nuova politica, con persone più giovani, diciamo, al governo, con persone più illuminate, che lasciano lo spazio delle ideologie, perché sulla sanità non si può governare una sanità con le ideologie e con i clienti. Si deve guardare soltanto alle prestazioni, all'effettiva validità delle prestazioni. Quindi noi ci auguriamo che tutto questo, diciamo, anche sotto la spinta di medici, diciamo, che sicuramente devono entrare nei sistemi di controllo. Io adesso vi devo dire, per esempio, devo applaudire il governatore della regione Emiliano, perché in una delibera di giunta ha sancito l'ingresso di un comitato della salute per il controllo di questi atti, e i presidenti degli ordini, il presidente regionale degli ordini fa parte di questo comitato. Ha implementato un altro comitato, il Consiglio dei Sanitari, per legge regionale, che deve guardare la conformità delle leggi sulla sanità a quelli che sono la congruità sanitaria, chiedendo ai sanitari di fare i tecnici, non più ai ragionieri. Quindi la speranza nostra è che queste parole, diciamo, hanno trovato finalmente con queste delibere il loro fondato riconoscimento, e mi auguro che si inizi una nuova opera di ricostruzione di questo servizio sanitario regionale, che è sotto gli occhi di tutti, insomma, soprattutto sulle prestazioni. Vediamo quanti tempi di attesa ci sono. È veramente, chi lavora ogni giorno in trincea si rende conto veramente che questa sanità non ci porterà da nessuna parte se continua con questi temi in cui stiamo discutendo. Speriamo che i tempi di attesa non coincidano con i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni, perché se consideriamo che oggi mediamente per un ECG ci vogliono 2 anni, la cosa un po' ci preoccupa. In base a quella che è la sua esperienza di medico di medicina generale, perché lei, oltre ad essere segretario provinciale della FIMG, che ricordiamo è il più grande sindacato di medici di medicina generale in Italia, è anche appunto medico di medicina generale, per cui in base alla sua esperienza è di sindacalista e di medico, quali sarebbero in realtà i veri provvedimenti da adottare, i provvedimenti d'urgenza per risanare i conti della sanità, che non sono legati né prevalentemente alla spesa farmaceutica né prevalentemente alla spesa per la diagnostica? Perché ricordiamo, questo lo chiedo ad entrambi, perché mi trovo a riparlare questa sera con 2 medici di medicina generale, per cui siete 2 in frontiera, sulla frontiera praticamente. Succede, c'è anche questo nel famoso dossier della Guardia di Finanza, che ad esempio molte strutture convenzionate
abbiano fatto passare per interventi d'urgenza, pur non avendo la struttura d'urgenza al suo interno, degli interventi di pura e semplice chirurgia estetica. Cioè, volendo andare ad analizzare, le storture sono tante, quindi voi, come medici di medicina generale, in base alla vostra esperienza, quali ritenete davvero urgenti e immediati come provvedimenti da adottare? Gianni, io ti anticipo, perché mi avvalgo anche della mia esperienza ospedaliera all'interno della direzione sanitaria di un ospedale, e quindi posso dire che l'esperienza mi suggerisce di individuare come prioritario l'esame, i controlli. Priorità dei controlli che dovrebbero essere esercitati a tutti i livelli, perché noi abbiamo delle commissioni, ne abbiamo avute e le abbiamo tuttora, commissioni di qualità, commissioni di DRG prevedono anche queste cose, insomma. Però abbiamo visto, come diceva Gianni prima, che queste iniziative hanno fallito perché evidentemente i controllori non controllano, oppure controllano poco o controllano male, perché se ci fossero esattamente questi controlli, ma i controlli non in maniera diciamo esasperante, e i controlli vanno fatti per vedere se vengono seguite le linee, se vengono rispettate le linee guida che ogni struttura si dà, in questo caso la sanità. Se queste linee guida non vengono seguite, è chiaro che va attuato il recupero di questa situazione. Parliamo della, tanto per fare un esempio, della ginecologia, prendendo per esempio un intervento che ha fatto un collega ginecologo su un quotidiano di Bari, e ci sono molti parti cesarei. Ci sono parti cesarei che vengono fatti anche dopo una, per esempio, un'eccessiva azione preventiva di riscontri, di valutazione, eccetera. Allora, se sprechiamo tantissimo nel fare un'azione preventiva, perché poi si finisce nel fare i parti cesarei che ci costano tanto, per esempio? E giù di lì, io parlo del nostro ospedale principale, nel Policlinico, che ritengo sia diventato un grosso pronto soccorso. Perché Gianni, se tu condividi questa valutazione, a noi è stato tolto la possibilità di ricoverare i pazienti. Quando un paziente sta male ci dicono mandatelo al pronto soccorso, ma questo viene meno alla stadiazione, viene meno al fatto di dover seguire un paziente, la patologia, vederne le evoluzioni o le involuzioni. Non dobbiamo aspettare che la malattia raggiunga i gradi estremi perché si debba mandare in un ospedale dove magari dopo ore e ore di attesa avvenga il ricovero. Quindi sono tutte cose queste che secondo me vanno regolate, così come va regolata la presenza di un eccesso di ambulatori all'interno di un ospedale. Se è un ospedale deve fare l'ospedale e non deve fare l'ambulatorio. Questa analisi trova concordi, diciamo, sicuramente tanti con i tre esperti, diciamo, del sistema. Io penso che la cosa importante per concludere è questo: bisogna questo clima di caccia alle streghe, bisogna lavorare per la sanità con una concordia, con una concertazione, e qui i medici devono ritornare anche a fare la parte tecnica. Non può essere data, ripeto, soltanto ai tecnici ragionieri l'importanza della programmazione. La programmazione deve essere fatta anche dai medici, con i decisori politici. Mi sembra che questa regione, da quei provvedimenti che hanno preso in questi primi giorni, si stia, diciamo, portando su questa linea. Adesso vedremo, diciamo, è stata fatta la legge, adesso vedremo in che maniera pratica questi consigli dei sanitari riusciranno a cambiare. Certo, adesso spetta a noi riprendere, diciamo, il nostro posto e cercare di lavorare per migliorare, diciamo, l'assistenza a tutti i livelli. Io vedrei, appunto, fondamentale a questo punto, dal punto di vista medico, l'opera degli ordini dei medici, che sono un gradino al di sopra rispetto ai sindacati, che da Dio portano sempre, diciamo, l'acqua al mulino, nel senso delle categorie che tutelano, che difendono. Gli ordini dei medici, non dimentichiamo che questi sono degli enti ausiliari dello Stato a tutela della salute del cittadino. Questa è la definizione della legge. Quindi riuscire a dare
spazio e visibilità agli ordini significa migliorare la tutela della salute dei cittadini a 360 gradi. Auguriamoci che questa concertazione che si vuole da un punto di vista sanitario insieme ai politici porti a un miglioramento, diciamo, di tutto quello che stiamo vedendo in questi ultimi giorni, porti a un miglioramento, ripeto, del livello qualitativo dell'assistenza. Siamo medici, a noi l'unico interesse per il giuramento di Ippocrate che abbiamo è la tutela dell'assistenza dei nostri cittadini. A noi questo solo interessa, il resto è un fatto secondario, interesse secondario tutto. A noi siamo contenti se funziona il servizio, perché funzionando il servizio anche la nostra opera diventa importante e gratificante per i cittadini e gratificante anche per i medici stessi, che ricordiamo quegli italiani sono negli indicatori tra i primi medici nel mondo. Dottor Scottelli, la questione della prevenzione, come potrà essere gestita da questo momento in avanti? Se non ho letto male, il decreto prevede che, ad esempio, gli esami del colesterolo, che è uno degli esami che forse preoccupa di più l'utenza, gli esami del colesterolo, se il paziente non presenta particolari fattori di rischio, se non ha modificato le sue abitudini di vita e se non presenta particolari patologie, verrà rimborsato una volta ogni 5 anni. Per il resto, ognuno, qualora lo desideri, lo paga. Questo è ancora in discussione il provvedimento attuativo di questa legge. Quindi noi riteniamo ancora che con un rapporto con i medici certamente tante cose dovranno essere cambiate, insomma. Quindi non possiamo che esprimere un concetto negativo, ce lo siamo detti in tutta la trasmissione, in questa oretta in cui stiamo parlando di questi problemi. Noi riteniamo, speriamo, riteniamo che una concertazione con la politica nazionale, con la conferenza Stato-Regione, riporti, diciamo, il discorso in una maniera più vicina a quelle che sono le esigenze dei cittadini, perché effettivamente è un'assurdità che alcuni accertamenti possano essere espletati ogni 5 anni. Abbiamo detto prima, viene meno la libertà prescrittiva, potestà prescrittiva del medico, che conosce il proprio paziente e deve avere la possibilità anche di poter prescrivere, secondo il Servizio Sanitario Nazionale, degli accertamenti se le indicazioni cliniche del momento lo richiedono. E su questo è il problema maggiore su cui stiamo discutendo. Ma anche perché, Gianni, c'è adesso come fattore sistema. Noi abbiamo un centro prenotazioni che dà prenotazioni anche per le analisi a lunga distanza. Chi deve fare delle analisi dopo poco tempo addirittura deve prenotarla subito dopo il primo esame, il successivo, perché si ritrovi quindi nei tempi. Sì. Va modificato. Ma il sistema delle prenotazioni deve essere rivisto. Questo è il problema delle liste d'attesa, è enorme e va rivisto con molta attenzione. I tempi di esecuzione. Noi abbiamo in campo delle proposizioni e sicuramente cercheremo di migliorare questo. Parlo soprattutto per la Regione Puglia. C'è volontà di cambiare quelli che sono stati gli errori sino a questo momento, di cogliere gli aspetti positivi che ci sono stati, di mantenerli, ma di migliorare delle situazioni che hanno portato a questi ritardi. Ecco, speriamo di concordarlo all'interno delle aziende, all'interno dell'assessorato, col nuovo assessore, insomma, e che noi con il direttore generale del Dipartimento dell'Area Salute, e quindi speriamo di riportare a un miglioramento questa situazione. Noi confidiamo nel nostro lavoro e confidiamo anche nella moderazione, nella lungimiranza della politica, innanzitutto regionale, perché passi avanti non si possono fare se non insieme ai medici. Ecco, questo è il discorso che facciamo. Va bene, grazie dottor Sportelli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci sentiremo dopo, magari se ci sono delle novità, una prossima intervista ti chiederemo di essere nuovamente con noi, dottor Sportelli. Sarò sempre a vostra disposizione, vediamo come maturano gli eventi, vediamo gli incontri che saranno fatti, sarò felice di esporli nella vostra trasmissione. E buon lavoro. Dottor Sportelli, mi perdoni, un'ultima cosa, ma se non ho capito male all'inizio di trasmissione, ci saranno gli stati generali a Roma? Sì, il 21 ottobre. Sì, il 21 ottobre.
erano i dati generali di tutti i sindacati rappresentativi e di tutti gli ordini dei medici italiani. C'era un grande incontro per poter mettere a punto diciamo la situazione, sentire in pratica, concordare insieme quali sono le ulteriori valutazioni che farà la classe medica. Magari ti invitiamo subito dopo, così ci dai delle novità. Senz'altro, sempre. Perfetto. A disposizione. A buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Buonasera a voi. Buonasera. Insomma, Rosario, credo che anche tu abbia seguito con un certo interesse, perché questo riguarda la vita di ognuno di noi naturalmente, e la possibilità di preservare la propria salute. Ora, non so a voi, ma a me rimane comunque addosso la sensazione che si voglia condurre lentamente questo paese ad avere una sanità privata, continuando però a pagare i tributi per la sanità pubblica. Io so soltanto una cosa, Antonella, che quando ci sono troppi interessi in ballo si fa una certa fatica a risolvere e a mettere a posto determinate situazioni. Io sentivo prima, no, il fatto di 3.500 volte, insomma, il costo maggioritario per quell'analisi, quella che dicevi tu, insomma, oggi con sì, qualsiasi qualsiasi altra città, cioè, ecco, penso un po' di... per il disinfettante. Pensa un attimino a quello che diciamo è a livello nazionale in tutte le realtà, in tutte le città, quello che c'è in ballo è una cosa enorme. Quindi dietro ci sono i politici, non c'è nulla da fare, c'è qualcuno che ci deve mangiare e quindi la situazione non verrà mai risolta. Tutto lì. Io comunque spero che almeno, insomma, unendosi cittadini e medici, perché poi a quel punto i medici non devono essere lasciati soli, perché lì in Italia l'errore maggiore che facciamo è che una categoria la lasciamo sola. Se tu fai caso, se c'è uno sciopero anche nei mezzi pubblici, no? La prima cosa che facciamo non è dire andiamo a vedere perché questi stanno scioperando, li attacchiamo subito. E ci vorrebbe il governo forte, ci vorrebbe la dittatura, ci vogliono le armi, ci vuole questa e ci vuole quella, contro gli scioperi e contro questo, perché dietro c'è tutto un movimento di informazione attraverso i media nazionali che fa spavento. Tu pensa dietro i medici che guadagnano tanto e quelli che guadagnano così e quelle, cioè, ci sono, io mi metto dalla parte nella testa del cittadino mediocre, cittadino medio, cioè cittadino che deve usufruire di questi servizi, no? Deve essere, allora mi metto dalla parte nella mente di queste persone e dico, ma alla fine, cioè, ma queste persone cosa pensano? Pensano quello che i media, quello che i governi vogliono fargli pensare. Allora, se una categoria viene appoggiata dal popolo, ogni categoria che ha un determinato problema viene appoggiata dal popolo, secondo me si risolverebbero tante cose, ma tantissime cose. Purtroppo lo sport principale è quello di dividere in Italia, non di unire. Guarda Rosario, questo decreto Questo decreto ha voglia di indurre ad un maggior risparmio, ad una maggiore razionalizzazione delle spese, ma come dicevo e chiedevo anche al dottor Sportelli in trasmissione, non è la spesa farmaceutica o la spesa diagnostica a gravare, senz'altro è una voce di bilancio che ha la sua importanza, per cui bisogna tenerla in considerazione, non può essere messa da parte o non valutata. Però se vogliamo un attimo andare a parlare di numeri, quindi vogliamo dare dei dati, quello che lascia veramente senza parole nel dossier a cui facevo riferimento in trasmissione, il dossier della Guardia di Finanza, no? Che i numeri sono della Guardia di Finanza, è un dossier attendibilissimo, sì? No? Beh, assolutamente, ma voglio dire, è da mettere in dubbio, perché i politici metterebbero in dubbio anche questo. Quello che viene fuori, che ne viene fuori perlomeno, è qualcosa di davvero sconvolgente. Diamo un paio di numeri, giusto perché si possa cominciare anche a ragionare su dati concreti, oltre che su un fatto teorico, no? Certo. La fonte è il Corriere della Sera, uno degli articoli pubblicati qualche giorno fa, nel quale appunto si dice che in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2015
le procure regionali delle corti dei conti hanno reso pubblici questi dati, no? E il dossier è lunghissimo, un dossier composto da migliaia di pagine che ha elencato per difetto, quindi in forma inferiore, 74 sentenze delle regioni d'appello per 24 miliardi di euro, cioè ci sono sentenze che hanno condannato per 24 miliardi di euro, ma anche 143 citazioni in crescita, quota 99 miliardi. Un'escalation che vede coinvolte praticamente tutte le voci di spesa di ASL e di ospedali, il 23,8% per il personale, il 20% del risarcimento per danno a terzi, il 10,5% per consulenze esterne. Non dimentichiamo poi che bisogna mettere sempre in bilancio tutte quelle voci che riguardano, ad esempio, le visite intramenia, vale a dire quelle visite che il paziente effettua al di fuori del sistema sanitario nazionale, che però vengono svolte all'interno delle strutture pubbliche, quindi utilizzando le risorse pubbliche. Cioè, il costo è sempre imputabile. Cioè, si paga, parlo del prezzo regionale qui in Puglia, poi magari ci sono delle variazioni e delle oscillazioni di qualche decina di centinaia di qualche decina di euro, voglio dire, ma si pagano 80 euro per una visita al di fuori del servizio sanitario nazionale, svolta però effettuata all'interno delle strutture pubbliche. Quindi questa è una dicotomia, naturalmente, se la visita è al di fuori del servizio sanitario nazionale non vedo perché debba essere utilizzata la struttura pubblica, io per struttura intendo la luce, il lettino, la carta per il lettino, insomma tutto, no? Tutto il materiale che viene utilizzato. Grandissimo spreco, naturalmente, poi non ne parliamo se tiriamo in ballo un discorso rispetto alla corruzione, rispetto agli appalti gonfiati, rispetto alle fatture gonfiate. Quel dato che ho dato io poco fa, cioè 3200 volte più caro rispetto al prezzo di mercato, faceva riferimento ad un banalissimo disinfettante per sala operatoria. Ora immaginiamo quello che può accadere quando si tratta di un appalto decisamente più sostanzioso. Ricordiamoci della famosa tangente che ha fatto esplodere il caso del Pio Albergo Trivulzio. Certo. Tutto è nato per una tangente. La stessa Mani Pulite è nata per una tangente. Quindi, alla fine della fiera, tutti abbiamo voglia di risparmiare, tutti abbiamo voglia di una maggiore e più equa ripartizione delle risorse, ma non a discapito sempre degli stessi, perché il cittadino, il paziente, l'utente vedrà comunque, in un senso o nell'altro, una contrazione di quelle che sono le prestazioni a suo appannaggio, ma non mi risulta che siano stati ritoccati i balzelli che pagheremo per mantenere la sanità pubblica. Ah, ecco. Ecco, e allora? Allora è proprio questo, insomma, a questo punto, mantenere la sanità pubblica significa dare dei servizi al cittadino. Non mantenere i dirigenti che vengono superpagati. No, capito. Cioè, ecco. Quindi bisognerebbe rivedere un po' tutto. Io non rivedo l'assistenza. Io l'assistenza, come diceva il dottor Sportelli prima, io la vedo per tutti, capito? Cioè, io non vedo un'assistenza con assicurazioni o all'americana, eccetera. Io vedo l'assistenza che noi abbiamo, secondo me, poi non lo so se è vero, eccetera, ma abbiamo la più bella assistenza che si possa esistere al mondo. È quella che più diciamo dovrebbe salvaguardare la salute del cittadino, perché in effetti la diamo a tutti senza nessuno escluso. Poi ovviamente chi si può permettere si prende la struttura privata, si fa un esame privato, eccetera eccetera, però gli esami, diciamo, che tutti possono fare di qualsiasi tipo di esami, insomma, quello che capisco, cioè, Sario, che so. Dimmi, in quella struttura privata bisognerebbe vedere se ci sono medici che sono privati o se ci sono medici che sono convenzionati o lavorano già negli ospedali, perché anche lì bisogna stare attenti, cioè bisogna diciamo dividere anche le competenze, perché quando c'è una situazione troppo frastagliata, in questa confusione si fanno i migliori affari, no? Certo. Aggiustare il sistema sanitario di un paese non ci vuole molto, guarda, ti posso assicurare, se c'è la volontà politica lo si può fare in pochissimo tempo.
Basterebbe assegnare agli ospedali il compito che dovrebbe avere un ospedale. Se la sanità vuole distribuire anche degli ambulatori, può farlo distribuendo sul territorio ambulatori che siano ambulatori, perché sono anche dare agli ambulatori delle strutture in grado di esercitare, di fare delle indagini, sia indagini diagnostiche, sia indagini TAC, eccetera. E quindi in questo caso dare poi anche alla struttura del territorio la possibilità di fare gli ambulatori che abbiano anche possibilità di fare diagnosi. Cioè un paziente che viene o che va in un ambulatorio esce con tanti fogli di carta e poi deve andare in giro a cercarsi i suoi esami, i suoi posti dove fare gli accertamenti. Si dovrebbe arrivare a capire che se un paziente entra in un ambulatorio, entra senza una diagnosi, deve uscire con la diagnosi e con la terapia, a meno che non abbia bisogno di ricovero. Se ha bisogno di ricovero, gli ospedali devono essere veramente ospedali di eccellenza, perché se continuiamo a fare gli ospedali dove si fanno gli ambulatori, là c'è qualcosa che non va, perché l'ospedale deve fare l'ospedale, l'ospedale deve fare sedi di medicina interna, deve fare gli accertamenti, se è chirurgica, l'aspetto chirurgico deve interessarsi alla chirurgia, oncologico deve fare l'oncologico, ma non possiamo fare un miscuglio dove poi si può operare in maniera non nitida. Gli ambulatori non c'entrano niente con gli ospedali e con le strutture ospedaliere. Gli ambulatori sono, dovrebbe essere, deve essere fare l'ospedale, territorio. E quindi in questo caso, quindi volendo, se la politica riesce ad avere qualche personaggio un po' più illuminato rispetto a quelli che ha avuto ora, diciamo così, ai nostri ascoltatori, potrebbe farlo, basterebbe poco. Ma il problema è che non si ha voglia di farlo, perché dalla sanità si munge un sacco di soldi. Eh beh, certo, è dal caos che ci guadagnano molto, poi alla fine è così. Purtroppo è così. Io invece vedo una sanità proprio completamente, cioè che è rivolta verso la gente, insomma, verso la salute, cioè a salvaguardare la salute della gente, mentre i politici la vedono come un grande portafoglio, diciamo, da cui spillare soldi. Cioè, è pur vero, Rosario, è pur vero che oggi come oggi molta gente comunque è già orientata verso il privato, perché viene scoraggiata dal pubblico, nel senso che, ecco, come dicevamo prima in trasmissione, se per un ECG, che comunque non è un esame diagnostico da sottovalutare, anzi è uno dei primi che il medico di medicina generale ha necessità di prescrivere per avere un quadro anche anamnestico, cioè rispetto alla storia del paziente, completo. Se oggi c'è una lista d'attesa di 2 anni, è chiaro che nessuno avrà voglia di aspettare 2 anni, andrà comunque a pagarlo, come già succede. Per cui io temo, non vorrei che tutto questo fosse fatto proprio per cominciare ad abituare l'utenza a ricorrere sempre più frequentemente e quindi a normalizzare questo rapporto col privato. Se questo deve accadere, deve essere chiaro per tutti e deve essere fatto seguendo delle regole ben precise, perché altrimenti, ripeto, non è normale che i balzelli che vengono pagati per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale rimangano gli stessi a fronte di una diminuzione dei servizi. Questo non va bene. A me dispiace che questa sera non ci sia stata la possibilità di ricevere le telefonate in diretta. Difatti, io, ascoltatori, non vi ho dato il numero come solitamente faccio, perché per quest'oggi c'è stato qualche problema tecnico che sarà risolto sicuramente la prossima settimana. Non so se in chat, Rosario, c'è qualche commento a riguardo. No, non c'è nulla. Ecco, questo avviene proprio per questa ragione, perché ormai c'è una sorta di rassegnazione. È questa che non ci deve essere, la rassegnazione. Esatto, non ci deve essere la rassegnazione, perché non siamo in un agrumeto dove prendi il limone, lo stacchi dall'albero, lo spremi e lo butti via. Non possiamo essere considerati un frutto da spremere. No, dobbiamo cominciare. Vedo una sanità come, per esempio, che può sembrare poco, no? Ma questa a Treviso, parlo di Treviso perché sono in Veneto, ma a Treviso, dove la sanità e l'azienda, l'ULS, che si prende carico e cura, diciamo, del proprio cittadino, no? Tipo questo qui dello screening del colon retto, qual è?
cioè dove l'ULS la prima volta mi ha mandato una lettera dicendomi: guarda, c'è da prendere un flaconcino, ti do questo appuntamento il giorno tot, dalle ore tot alle ore tot, prendi, perché c'è da fare questa visita che, diciamo, che fa parte, diciamo, per la salvaguardia della tua salute, e se non puoi venire mi hanno mandato una seconda lettera dove mi ridanno un altro appuntamento, cioè dove è l'azienda sanitaria che ti segue, cioè io la vedo così, insomma, ti deve seguire, perché l'azienda sanitaria che sa, che ha all'interno dei propri database tutte le informazioni del cittadino, perché io posso sentirmi male, vado dal medico, purtroppo oggi il medico, come diceva anche Ugo, non è messo in condizione neanche di ricoverare la persona, perché devi andare al pronto soccorso, il medico ti dice vai al pronto soccorso, cioè, hai fatto la coda, la visita dal medico, poi dopo vai a fare un'altra coda al pronto soccorso, che se non ti danno un codice giallo o rosso, ti danno un verde e un bianco, sta lì per ore, insomma, ho fatto l'esperienza, capito? Cioè, una sanità che ti segue, sa che tu sei in un'età che devi fare questo tipo di esame, ti mando a chiamare e dirti: guarda, vieni a fare questo esame. Questa è la sanità che voglio, cioè, non so se rendo l'idea. Una sanità che sia davvero a tutela della salute del cittadino, non a tutela dei conti correnti dei dirigenti sanitari. Poi, perché poi alla fine gli unici che risultano tutelati sono i loro stipendi. Ecco, e non è un discorso qualunque. No, è proprio questo. Andiamo a vedere i numeri e ci rendiamo conto che la stragrande maggioranza dei soldi vengono spesi proprio per gli stipendi. E d'altra parte la sanità che abbiamo in questo paese, diciamo che è a macchia di leopardo, perché non credo che lo stesso intervento chirurgico che venga eseguito, per esempio, nella regione Veneto, che è una delle regioni all'avanguardia in Italia, possa essere paragonato ad un altro che venga fatto in un'altra regione, per esempio del sud. Voglio dire, le qualità delle prestazioni dovrebbero essere uguali in tutte le strutture sanitarie. Certamente. Paese. Invece questa parcellizzazione credo che abbia creato delle differenze maggiori. Tant'è vero che molti cittadini del sud migrano verso il nord, e quindi c'è un turismo anche sanitario che ci porta non solo nelle regioni del nord, ma anche all'estero, dove molti pazienti si rivolgono per avere prestazioni magari a prezzi più contenuti, con le stesse qualità, se non migliori, la stessa professionalità. Quindi va visto questa situazione, diciamo, sotto vari diciamo aspetti, ma uno anche importante che non va sottovalutato è che noi abbiamo, per esempio parlo delle nostre regioni del sud, una possibilità di poter attirare non solo migranti, ma anche gente che possa venire a curarsi nei nostri ospedali. Se avessimo, come dicevo prima, dei politici illuminati, potremmo creare delle strutture sanitarie veramente all'avanguardia, tanto da poter avere qui fra i nostri pazienti, e quindi anche gli accompagnatori, e tu sai che tutto questo crea indotto, sì, indotto il movimento economico, tale da poter creare una vera industria, sempre nel rispetto delle regole, che porti anche sanità. E questa, diciamo, potrebbe essere una delle maniere per creare lavoro, ma ripeto, ci servono politici illuminati, gente che non pensi solo a fare affari, insomma, gente che pensi anche a creare veramente un polo sanitario che, ripeto, non attirerebbe solo migranti, ma attirerebbe tanta gente che, per esempio, dal Nord Africa, ma anche dei paesi più rivieraschi, potrebbe rivolgersi ad una sanità, diciamo la nostra, che comunque è un'ottima sanità. No, ma io la sanità italiana, ci sarà di diversità tra regioni e regioni, per l'amor del cielo, esiste, eccetera, però la sanità italiana, secondo me, è una delle migliori. È organizzata male. Sì, che si è organizzata male, però una delle migliori al mondo. Io parto già dal fatto che dal discorso che se la sanità in uno Stato è rivolta a tutti i cittadini, non guardando in faccia le proprie, diciamo, facoltà economiche, cioè le proprie, diciamo, disponibilità economiche, e guarda tutti e dà la possibilità di curare queste persone, già questo, insomma, è un grandissimo passo avanti. Perché se noi dobbiamo guardare i paesi come gli Stati Uniti, dove se tu non hai soldi e non hai un'assicurazione non ti curi, muori, perché muori veramente e nessuno ci pensa, cioè, fa pensare proprio a una società sbagliata, cioè, non è la mia società, non è quella che voglio io, è tutto lì il discorso. Poi dopo dovremmo migliorarla sicuramente, però questi politici, Ugo, è vero
stanno facendo di tutto perché la sanità diventi sempre di più privata. E se domani mi fanno aspettare per un esame 2 anni, una persona che non ha i soldi deve aspettare 2 anni. Queste liste di attesa per avere, diciamo, per avere questo esame, per fare questo esame. Se poi hai la fortuna di avere qualche soldo, lì si parlava addirittura di interventi di 12.000 euro, il dottor Portelli che parlava, cioè io seguivo, cioè che io non potrei, cioè una sanità diciamo privata, non potrei proprio curarmi, dovrei morire e basta. Insomma. Ma le liste di attesa, così come i posti in ospedale, dovrebbero essere resi pubblici, dovrebbe essere come i segnali che appaiono negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, dove appaiono i treni che stanno per partire. Cioè io devo sapere in quel momento quanti posti ma non lo deve sapere solo chi sta all'interno dell'ospedale, lo deve sapere soprattutto l'utente. Dobbiamo sapere quante le liste di attesa, dobbiamo sapere come sono fatte, da chi sono fatte, se sono veramente quelle liste di attesa, perché io ho molti dubbi su quelle liste d'attesa così lunghe, ho molti dubbi, perché purtroppo si deve pensare se una lista d'attesa è così lunga, vuol dire che molti cittadini sono prenotati contemporaneamente, parlo delle nostre parti, per 10-20 esami contemporaneamente. Mi sembra un po' strano, andrebbero viste queste liste d'attesa e comunque razionalizzate, perché se io mi rivolgo ad un ufficio prenotazioni, l'ufficio di prenotazione deve seguire le indicazioni che il medico dà. Il medico sa se quell'esame deve essere fatto subito, può essere procrastinato, può essere fatto tra 10 giorni. Certo, invece certo. Ti senti dire, almeno dalle nostre parti, non so da voi, ti senti dire dall'impiegato che quell'esame va fatto fra 2 anni. E non è così, va stabilita quindi una priorità che deve farla sotto la sua responsabilità, deve farla il sanitario, il medico, certo. Deve essere l'amministrativo a fare questo, quindi ci sono molte cose da aggiustare, come diciamo con speriamo bene che adesso qualche cosa si fa. Speriamo bene che anche l'utente cominci a vedersi in un ruolo diverso, noi un ruolo un po' più partecipativo, diciamo. Nel nostro piccolo insistiamo, Antonella. Esatto. Bene, noi questa sera abbiamo subito l'assenza di Massimo Bonelli, sì, direttore di era impegnato stasera. Che ritroveremo alle 10, così sì. Come ritroveremo alle 10 te Rosario durante la trasmissione Osservatorio Antimafia. Diamo una piccola anticipazione: questa sera ci sarà con noi Aaron Pettinari e Savino Percoco, il portavoce provinciale, il coordinatore provinciale delle Agende Rosse qui in Puglia. Bene, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22, ringraziandoli di averci seguito sino ad ora. Salutiamo te Rosario e salutiamo grazie. Tutti quanti voi. Arrivederci a più tardi. O se volete a mercoledì prossimo sempre alle 18:30 per una nuova puntata di Spazio Aperto. Arrivederci a tutti. Arrivederci.